Salve a tutti amici di Tech Different, mi scuso innanzitutto per il video tremolante, ma non posso utilizzare il treppiedi in questo caso. Oggi facciamo la recensione del Sonos Play 5 e di questo piccolo accessorio che è il Sonos Bridge. Per chi non sapesse chi è Sonos, è un'azienda che realizza prodotti audio di ottima qualità. Infatti, questo è un diffusore audio che si può mettere in rete con diversi altri accessori, altri diffusori, anche non identici, ma sempre della famiglia Sonos. E con questo bridge, che come dice il nome è un ponte, ci consente di connettere tutta la nostra famiglia di accessori in una rete wireless ad hoc. Il bridge di solito viene utilizzato per potenziare un'eventuale rete in quei punti dove non è estremamente potente il nostro wireless. Io in questo caso l'ho utilizzato invece per creare proprio una rete ad hoc su cui far viaggiare la riproduzione musicale del nostro Play 5. Dimensioni del bridge, iniziamo da lui, dopo passeremo a fare anche una prova pratica per dimostrarvi come suona, qual è la qualità di riproduzione e anche per vedere sia PC che da smartphone le applicazioni per il controllo di questi dispositivi. Innanzitutto, quassù abbiamo un piccolo tastino. L'unico, di fatto, l'unico tasto che c'è sul nostro bridge e che ci serve per la configurazione della rete. Di fatto è un quadrato di altezza 41 x 110 x 110 sono le dimensioni. Il peso invece è di 270 grammi, quindi decisamente leggero. Nella parte posteriore abbiamo due entrate per connessioni di rete e solo l'alimentazione, vedete. Quindi di fatto non ci serve a tantissimo, ma qui abbiamo anche una lucetta che ci dice quando è attivo. Quindi non c'è tantissimo su questo scatolotto che di fatto fa solamente la generazione di una rete. Passando invece al nostro Play 5, abbiamo all'interno 5 riproduttori musicali, quindi un woofer in centro, due speaker per i medi e due speaker per gli alti, scusate. E ogni diffusore interno è dotato di un amplificatore dedicato, quindi ottima riproduzione musicale. Nella parte superiore abbiamo un LED di stato, il tasto per bloccare la riproduzione, mettere il muto in pratica e i tasti volume. Anche qui una combinazione di pressioni di questi tasti ci consente di identificare la rete, di identificare l'accessorio nella rete. Dimensioni generose, adesso stiamo parlando di 217 mm per 365 mm di larghezza per uno spessore di 123 mm. Quindi non è un prodotto proprio piccolissimo. Anche il peso è importante, da 4,15 kg. Ma andiamo a ruotare il nostro Play 5 e vediamo cosa rivela la parte posteriore. Innanzitutto, comodissima questa maniglia qua che ci consente di infilare le dita fino in fondo e trasportarlo con enorme facilità. In basso abbiamo invece le nostre connessioni. Abbiamo la connessione di rete elettrica, quindi alimentazione, due entrate per la connessione in rete, quindi qualora non abbiate non disponiate di una rete wifi, potete anche fare una rete cablata. Qui è l'entrata per oddio, mi sfugge, per gli accessori in pratica.
il line-in, ecco, trovato. E invece qui abbiamo l'entrata per le nostre cuffie. Cuffie che sono intelligenti, cuffie insomma entrata intelligente, perché quando il nostro Sonosplay 5 sente l'entrata della cuffia, smette in automatico la riproduzione diretta sui diffusori anteriori. Carina questa forma particolare del nostro Sonos, curvata, arrotondata nella parte posteriore, e nella parte anteriore riprende anche qui una certa curvatura che però è opposta. Piacevole anche il contrasto cromatico tra il grigio un po' scuro e il bianco posteriore. È disponibile anche la variante in colorazione nera. Ma ora che abbiamo detto questo, ah, giusto, abbiamo disponibile direttamente in confezione anche i cavi di alimentazione e cavi di rete, quindi una dotazione molto completa. Direi che ora possiamo andare a configurare la nostra rete e a farvi sentire un po' come riproduce l'audio questo Sonos Play 5. Ecco fatto, siamo tornati, abbiamo collegato, come potete vedere, il nostro Play 5 è connesso semplicemente col cavo di alimentazione, vedete tutto il resto verrà fatto via wireless. Abbiamo connesso anche il nostro bridge, la nostra stanza, e qua potete vedere l'applicazione ufficiale Sonos per dispositivi Android, se non distruggo tutto, ovviamente. Figuriamoci se qualcosa va per il verso giusto. Eccola qua, applicazione ufficiale, ben fatta, si è rinnovata davvero da poche settimane. Abbiamo fatto un confronto tra il prima e il dopo e lo trovate sul nostro canale YouTube. Trovate la versione ancora in beta, quindi trovate il video con applicazione ufficiale, che è quella che c'era prima, e un'applicazione beta, che sarebbe poi questa, che è diventata quella ufficiale. Applicazione molto molto semplice, molto bella, molto piacevole da utilizzare e funziona notevolmente bene. Vedete colori piatti, flat e senza insomma tanti giri di settaggi e quant'altro. Basta far riconoscere la rete all'applicazione, qualunque applicazione, che sia su smartphone, che sia su tablet, che sia su computer. Ci basterà far riconoscere la rete, quindi qui ad esempio ci è bastato premere tasto volume più e tasto muto e il tutto è stato fatto in un attimo. Riconosciuto la rete e via, si poteva riprodurre la musica senza particolari problemi. Riproduzione musicale che può avvenire direttamente dalla libreria musicale, dal dispositivo, da tutta una serie di servizi. Adesso magari ve li posso anche mostrare. Eccoli qua. Noi abbiamo utilizzato ad esempio Radio e Google Play Music e funzionano tutti e due in modo praticamente perfetto. Ovviamente, se ci sono dei momenti in cui c'è una bassa qualità della rete, bassa qualità del segnale, magari tende a sconnettersi un attimo. Però in tutto sommato funziona decisamente molto bene. Vi faccio vedere quali sono i servizi supportati. Qua direi che sono decisamente molti e tutti funzionano molto molto bene. I formati riproducibili sono tantissimi e ci si può sbizzarrire davvero come meglio volete. Andiamo a fare una prova audio. E vedete che non sono neanche a metà del volume massimo. Quindi una potenza assolutamente elevata, riproduzione dei bassi molto molto importante e comunque un generale audio
molto ben bilanciato. Possiamo fare davvero di tutto con questa applicazione. Possiamo anche vedere com'è la versione desktop dell'applicazione e notiamo che anche qui si respira un'aria di semplicità. Adesso non riesco a farvelo mettere a fuoco bene. Ottimo. Comunque un'aria di semplicità e tutti i servizi interconnessi. Una cosa molto interessante è che quando andiamo a riprodurre audio dal nostro smartphone, ad esempio, e poi passiamo al computer, la canzone viene vista anche qui e possiamo andare ad agire direttamente dal computer per abbassare, alzare il volume oppure mettere in pausa, skippare la canzone o quant'altro. Infatti, vedete, noi stavamo andando sul nostro smartphone, adesso abbiamo messo in pausa dal computer, possiamo riprodurla. Qualità sonora davvero davvero notevole. Abbiamo anche tutta una pos certa possibilità di gestione degli equalizzatori per enfatizzare i bassi, alti, medi, il bilanciamento. Possiamo andare a modificare il nome del bridge, scegliere se avere la luce accesa oppure no. Possiamo andare a modificare data, ora, avanzate. Possiamo anche andare ad impostare la sveglia, quindi partirà in riproduzione. Aspettate un attimo che magari è meglio abbassare un po'. Dicevamo, possiamo impostare una sveglia, quindi andrà in riproduzione automatica la nostra il nostro Play 5. E ci sveglierà all'orario stabilito. Possiamo quindi aggiungere tutta una serie di servizi, tutta una serie di radio, tutto quello che vogliamo. Possiamo anche andare a configurare l'AirPlay di Apple senza quindi difficoltà. Tutto funziona in modo estremamente semplice, tutto funziona in modo estremamente intuitivo. Sonos è riuscita a realizzare un sistema e dei prodotti assolutamente notevoli, lasciatemelo dire, perché non serve sicuramente essere degli ingegneri per configurare questa rete. Basta un tocco qua, oppure un tocco sul bridge ed il gioco è davvero fatto. I prodotti sono di ottima qualità, ma questo era fuori da ogni dubbio, lo sapevamo già prima. Ed inoltre l'applicazione realizzata in questa nuova variante è assolutamente super intuitiva. Abbiamo la versione sia per dispositivi Android che per dispositivi Apple. Ho trovato in rete qualche prodotto, qualche applicazione anche per Windows Phone, ma sono assolutamente non ufficiali, pur funzionando. Pur però essendo molto diverse come qualità, come anche gestione rispetto a quelle ufficiali. Quindi speriamo che Sonos si dia una mossa dal versante Windows Phone, però per il momento quello che c'è è assolutamente sorprendente, assolutamente piacevole da utilizzare. Tanto per fare un esempio, di solito le lasciano per un paio di settimane questi prodotti. Me lo sono tenuto oltre un mese perché proprio non volevo assolutamente restituirlo. Vabbè, ovviamente me l'hanno chiesto indietro, purtroppo. E adesso mi tocca prenderlo. Quindi, tanto per dirvi quanto mi sia piaciuto questo prodotto, quanto mi sia innamorato di questo accessorio, di questo device. Maledetto piedistallo. Va bene. E andiamo a sentire una nuova canzone. Riproduci. Anche le copertine vengono visualizzate. Non sempre prende la copertina giusta, ma questo è un problema del
delle copertine inserite nelle canzoni, quindi problema mio e non certo di Sonos. Finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso. Dite, audio davvero davvero notevole. Prezzi non sono proprio alla portata di tutti, o per meglio dire, i prezzi sono comparabili in rapporto alla qualità del prodotto, anzi a volte sono anche inferiori. Per questo Play 5 siamo sui 399 euro, prezzo ufficiale del sito ovviamente, e invece per quanto riguarda il Bridge siamo sui 49 euro se non erro. Le applicazioni sono tutte gratuite ovviamente, e poi la sottoscrizione ai vari servizi è a carico vostro ed è extra. Prodotto assolutamente promosso, ve lo consiglio, provatelo, andatevelo a vedere, e se avete bisogno di un impianto audio, se volete mettere un po' di pepe alla vostra, non so, al vostro televisore, ci sono dei prodotti ad hoc. Questo prodotto può essere anche messo in rete con un altro identico nella stessa stanza e va a fare un impianto stereo, quindi si regolano da soli per l'audio destro, l'audio sinistro, e il tutto avviene in modo perfetto, in modo automatico. Direi che per questa prova, questa recensione può essere tutto, con i vari prodotti Sonos finiamo qua, purtroppo, speriamo di averne nuovi in prova molto presto, e vi consiglio, se il video vi è piaciuto, mettere una condivisione qua e là sui social e ci date una mano non indifferente alla diffusione del canale e del sito. Mettete mi piace, fate un commento qui sotto al video, sono sempre ben accetti, commenti di critica, commenti di approvazione, dateci la vostra impressione, diteci se avete un Sonos anche voi e cosa ne pensate. Inoltre, un piccolo like fa sempre piacere, se volete anche mettere l'iscrizione al canale, beh, quella è assolutamente benvenuta. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima da Razzo X. Ciao!